Quando si cerca una persona scomparsa, ogni dettaglio è fondamentale. Dimmi tutto quello che sai, non importa quanto sia doloroso. Cerchiamo mio figlio, Sean. Ha meno di un anno. Perché qualcuno dovrebbe rapirlo? Ottima domanda. Perché la tua famiglia in particolare e perché un bambino? Dovrebbero prendersi cura di lui e un bambino richiede molte attenzioni. Che altro sai dirmi? C'erano un uomo e una donna. Non hanno detto granché, ma ricordo che mi hanno definito il piano B. Quindi parliamo di una piccola squadra, professionisti. Del tipo che sa tenere la bocca chiusa durante un lavoro. Non so cosa intendano per piano B. Questa è una conferma. Non è stato un rapimento casuale. Chi ha preso tuo figlio aveva un piano. Ci sono parecchi gruppi nel Commonwealth che rapiscono persone. Predoni, supermutanti, gunner e naturalmente l'istituto. Quindi credi che il responsabile sia l'istituto? Beh, sono lo spauracchio del Commonwealth. Se qualcosa va male, tutti incolpano loro. Facile capirne il motivo. I loro primi modelli di sintetici depredano le città, uccidendo chiunque si opponga. E poi ci sono i nuovi modelli, identici agli umani, che si infiltrano nelle città e le manovrano dall'ombra. E il peggio è che nessuno sa perché lo fanno, qual è il loro piano o dove si trovano. Neanch'io, e sono un sintetico. Un prototipo scartato, almeno. Comunque, devo trovare Sean. Hai ragione, ci stiamo perdendo in congetture. Concentriamoci su quello che hai visto. Che aspetto avevano i rapitori? L'uomo che ha ucciso mia moglie aveva una pistola. Non l'ho vista bene, ma quel rumore... Forse un revolver di grosso calibro. Inizio ad avere un'idea più precisa del tipo di persona da cercare. Puoi dirmi qualcos'altro? Uno di loro si è avvicinato a me. Testa pelata, cicatrice lungo l'occhio sinistro. Aspetta, non è che... Non hai sentito nominare un certo Kellogg, vero? No, non hanno fatto alcun nome. Non può essere una coincidenza. Ellie, che appunti abbiamo sul caso Kellogg? La descrizione coincide. Testa pelata, cicatrice. È noto per accettare lavori da mercenario pericolosi, ma nessuno sa per conto di chi. E aveva comprato una casa qui in città, giusto? Aveva un bambino con sé, vero? Sì, esatto. La casa abbandonata nella tribuna ovest. Il bambino aveva circa 10 anni. Forse è un altro bambino rapito. Già, o forse è un figlio. Un'idea inquietante in entrambi i casi. Sono scomparsi entrambi tempo fa. Da allora non ho più avuto notizie. Facciamo un salto all'ultimo indirizzo conosciuto di Kellogg. Vediamo se riusciamo a scoprire dove è andato. La sicurezza non si spinge in quella zona della città, ma fate comunque attenzione. Come sempre. Ehi, Valentine.
Nick. Casa di Kellogg è da questa parte. Non volevo che Ellie lo sentisse. Credo forza, casa di Kellogg non è lontana. Eccoci qui. Tieni gli occhi aperti, ok? Vediamo se riesco ad aprirla. Alla faccia della serratura. È qualcosa da nascondere, Kellogg? Perché non ci provi tu? È bloccata. Niente. La serratura è resistente. Ora dobbiamo cercare la chiave. Vedi? Ehi, Valentine. Io resto qui a cercare di forzare la serratura. L'ufficio del sindaco è vicino all'entrata della città. C'è una piattaforma che ti porterà su. Ehi. Nessun cranio può resistere a una sua. Super Salon potrà donarvi la pettinatura dei vostri sogni. Leggete l'articolo, l'istituto rimpiazza la gente con delle macchine. Sarete i prossimi. Forza, entra. Agente? Hai una domanda? Dovresti parlare con Sullivan. Posso parlare? Tutte queste chiacchiere rovineranno la mia reputazione di poliziotto di ferro. Ehi! Basta saperlo. Piper. A cosa pensi? Per il momento è tutto. Il sindaco riceve i visitatori, a patto che non siano della stampa. Ti serve aiuto? Quindi posso andare a parlare con McDonagh? Puoi, ma ti avverto, non sarà affatto felice se porti quella reporter nel suo ufficio. Meglio chiederle di aspettare fuori. Niente scherzi in presenza del sindaco, Daisy. Ehi. Spara. Agente? Ehi, eri sul giornale, vero? Qui. Procedo. L'abitante del Vault. Mi sembri piuttosto normale. Aspetta lì. Ti serve okay. Altro? Sarò qui allora. Sindaco McDonagh. Ah, sì, mi ricordo di te. Il nostro nuovo arrivo. Vorrei essere nei tuoi panni. Vedere la nostra gloriosa città per la prima volta. Come posso aiutarti?
Qui in città viveva un uomo di nome Kellogg. Devo esaminare casa sua. Capisco. Beh, avrai le tue ragioni, ma io rispetto sempre la privacy dei miei cittadini, anche dopo la loro partenza. Non posso lasciarti invadere la casa di qualcun altro. E questo è tutto. Tutto qui. Non mi aiuterai? La sicurezza è ciò che eleva Diamond City sopra gli squalli di litigi e le sfortune del Commonwealth. Non la tradirò per nulla al mondo. Capisco, avete delle regole. Forse per il giusto compenso potreste fare uno strappo. Cosa? Come osi? Sono il sindaco da nazione, non un delinquente. D'accordo, grazie comunque. So che è frustrante, ma devo pensare a tutti gli abitanti di Diamond City. Non posso favorire una sola persona. Ti serve altro? Con chi devo parlare per avere la chiave di una casa che è stata sigillata? Se intendi una proprietà ipotecata dalla città, ne abbiamo registrata solo una. La vecchia casa del signor Kellogg. Se vuoi le chiavi, dovrai chiedere direttamente al sindaco. Dai, non puoi proprio darmi una mano. Se anche potessi, perché dovrei? Ti prego, voglio solo trovare mio figlio. È stato rapito dall'uomo che aveva quella casa. Sento un sacco di storie tristi, perciò risparmiami. Forse potremmo trovare un accordo. Guarda caso, ho proprio qui un po' di tappi. Un regalo? Per me? Molto generoso. Oh, che sbadata! Ho lasciato la chiave sulla scrivania e mi sono dimenticata di metterla via. Geneva. Ricorda, quella chiave non l'hai avuta da me. Ora, se vuoi comprare una casa, abbiamo a disposizione un permesso. Parlami del permesso. È disponibile una casa, in centro città, vicino al mercato. Puoi fare quello che ti pare con gli interni e ti forniremo gratuitamente tutti gli strumenti necessari per arredarla. Mi piacerebbe, ma sono a corto di soldi. Beh, la casa non scappa. Magari un'altra volta? Devo tenere d'occhio l'ingresso. Forza, entra. Ehi, ho parecchia carne di bramino disponibile. Vediamo cos'hai. Guarda queste bistecche.
Chi ha bisogno di un taglio di capelli? Tutti, fatevi avanti. È meglio che sia un'emergenza. Già, dimmi cos'ho che non va, dottore. Ora dimmi che sintomi hai, uno alla volta. Ho preso qualche brutto colpo di recente. Mi hanno sballottato quella. Beh, ho visto di peggio. Però è meglio ricucirti prima che sopraggiunga un'infezione. Fatto. Allora, c'è qualcos'altro che ti preoccupa? Non ho altri problemi. Prenditi cura di te in futuro, d'accordo? Ehi, eri sul giornale, vero? L'abitante del porto. Mi sembra piuttosto normale. Swatter, Swatter! Chi vuole una Swatter? Hai la chiave? D'accordo, entriamo. Dopo di te. Diamo un'occhiata in giro. Kellogg deve pure aver lasciato qualcosa. Piccola. Credevo che uno come Kellogg pensasse in grande. Controllato la scrivania. Parola mia, questa casa è strana. Beh, c'è un modo di tirarmi fuori qualcosa di insolito. Un interruttore, un pulsante. Una stanza. Guarda qui, le cose preferite di un mercenario. Birra Gwinnett, proiettili calibro 44 e sigari San Francisco Sunlights. Marca interessante. Tuttavia questo non ci porta da nessuna parte. Qualche idea, Nick? Che ne dici di Dogmeat? Un cane del Commonwealth come lui può seguire una pista per miglia. Perché non vai a prenderlo e gli fai fare un tentativo? Vediamo se trova una pista. Prima che tu vada, so che è una faccenda personale. Se vuoi affrontare Kellogg senza di me, basta dirlo. Inoltre sei già in buona compagnia. Non possiamo rastrellare tutti il Commonwealth in cerca di un uomo. Qualche consiglio? Se è stato davvero Kellogg a rapire tuo figlio, allora è pericoloso. Ma lo sei anche tu. Non devi temerlo, né devi temere qualunque cosa ti riservi il Commonwealth. Ti saluto, Nick. Spero non sia un addio. Al tuo ritorno voglio vederti insieme a tuo figlio sani e salvi. Buona fortuna. Se ti serve una mano, bussa alla mia porta. Thank you.
Ehi. Basta saperlo. Dogmit, cerca la pista, bello. Trova Kellogg, bello. Portami da quel figlio di puttana. Sono felice di essere di nuovo a Diamond City. Fate una Swatter! Farà la differenza! Hai perso la pista, bello. Qualcuno è stato qui. Credi che fosse Kellogg? Hai visto giorni migliori, non credi? Occhi aperti. Spara. Vai lì. D'accordo. Che c'è, bello? Che cosa stiamo cercando? Qui. Thank you.
ho pensato bene di scappare. Hai perso la pista, bello. Cos'hai per... Che succede? San Francisco Sunlights, la marca preferita di Kellogg. Che ne dici, bello? Basta per continuare.
Bende sporche di sangue. Dogmit può fiutarle. Ok, bello. Troviamolo. Dobbiamo restare insieme, bello. Almeno finché non troviamo Kellogg. Ho bisogno del tuo naso per trovare Kellogg, bello. Birra Gwinnett, una delle sue debolezze. Ok, bello, troviamolo.
Kellogg è ancora là fuori. Dobbiamo trovarlo, bello. Cosa abbiamo qui? Errore. Sistema danneggiato. Non sento le gambe. Un altro dei suoi sigari. Vediamo se troviamo qualcosa. Che ne dici, bello? Era del nostro uomo. Giornalisti o solo a me? Questo è il posto. È qui dentro, bello. Ci siamo, vero? Kellogg è qui.
D'accordo, Blue. Siamo tu e io. Credo che Dogmeat si sia guadagnato una pausa.
basta saperlo. Piper. Hai fame? Con me funzionano alla grande.